In stato di agitazione 70 lavoratori impegnati nel servizio di facchinaggio dell'ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Come più volte denunciato dalla Filcamps CGL di Chieti, il taglio annunciato provocherà la perdita di posti di lavoro per gli addetti interessati che svolgono da oltre 20 anni servizi essenziali per il funzionamento della struttura sanitaria. Stamani, presidio davanti la sede della direzione sanitaria presso l'ospedale clinicizzato di Chieti. E insieme ai diritti viene anche calpestato un pezzo del servizio pubblico, perché questi sono lavoratori che da anni lavorano all'interno della AS negli appalti e improvvisamente subiscono questo taglio che, come abbiamo scritto anche qua sui nostri cartelli, oltre ad essere un dramma sociale è anche un danno per il servizio pubblico. Quindi noi assolutamente vogliamo che come era sembrato in prefettura, ma che poi in realtà non ha portato ancora nessun risultato concreto, che ci sia un ripensamento di questo taglio, che soprattutto si faccia, se bisogna riorganizzare e razionalizzare, non bisogna disperdere le professionalità e le competenze di questi lavoratori che da anni sono all'interno del servizio pubblico. Zanola, si taglia il personale, in questo modo si tagliano anche i servizi. Assolutamente, infatti le dichiarazioni del direttore generale dell'ASL di Chieti sono che il personale non è stato toccato forse il personale dipendente ASL diretto, ma il servizio pubblico è garantito anche da centinaia di lavoratori negli appalti che fanno servizi importantissimi come quelli di Auriga, quindi tagliare loro significa tagliare il personale e il servizio. Si tratterebbe di risparmiare poche centinaia di migliaia di euro a fronte di altre voci dove i risparmi richiedono milioni di euro da recuperare. Beh, diciamo che queste sono le intenzioni che sono state, come dire, il programma di rientro che ha fatto la direzione generale, ma diciamo che sicuramente dal taglio di queste persone non è qua che si risolverà il problema del deficit dell'ASL, e invece si creerà un dramma sociale e un problema per il servizio proprio pubblico, perché svolgono ruoli fondamentali, distribuiscono i farmaci, fanno ruoli di raccordo tra i reparti, quindi sarà un vero problema. Zanola, sono stati proposti dei contratti veramente scandalosi. Sì, diciamo che noi dopo la prefettura si era deciso di sederci a tavolino, di ragionare per trovare una composizione, e invece nulla è arrivato, semplicemente i lavoratori hanno ricevuto dall'azienda Auriga, che li ha in appalto, una proposta di riduzione del contratto di lavoro a 9 ore settimanali, significa guadagnare 150-200 euro al mese, la fame.